Ho da fare, signor Davis. Certo, me ne rendo conto, la capisco, dottore. Anch'io ho molto da fare. Senta, magari la contattiamo tra un mese con una buona proposta, d'accordo? Se le piacerà quello che le proporremo, bene, faremo qualche affare insieme. Altrimenti, nel peggiore dei casi, potrà comunque investire come ritiene più opportuno. Ascolti, chiunque ha fatto quelle lastre è un incompetente. Ne parli con i suoi amici, ok? Come? Lei, se non sbaglio, ha investito $1,000,000 in... Un momento, lei chi è? Lei è un medico, giusto? Ha mai sentito parlare di una medicina di nome Fenodril? È prodotta dalla MSC Farmaceutica. No? Ascolti, ok? Ascolti. Sta per essere approvata dall'ufficio sanitario, va bene? E pare che lo faranno nel giro di 3 mesi. Potrebbe anche essere domani, per quel che ne so io. Ma forse... Oddio, mi scusi, io parlo sempre troppo. E lei invece ha molto da fare. Facciamo così, le mando le informazioni che ha chiesto sulla società e poi un mio... No, aspetti un momento. Lasci stare le informazioni. Le lasci stare per ora. Parliamone adesso. Come si chiama quella medicina? Scusi, dottore, può attendere un momento? Vado a chiamare un mio superiore, lui... Lui è un broker più anziano di me ed è informatissimo su queste azioni. Attenda un istante, glielo passo subito, aspetti. Dritto! Preso. Profilo. Ok, si chiama Jacobs, è un medico. Dal timbro della voce si può... Sì, supporre... basta così, ragazzino. Ok. Salve, dottor Jacobs. Sono Chris Marlin della JT Marlin. Marlin? Sì, è mio padre. Sì, è mia madre. Il mio collega mi ha detto che è interessato a una delle nostre opzioni. C'è sua moglie sulla 3. Le dica che la richiamo. Sì, la MSC mi sembrava interessata. Le sembrava? Le sembrava è un po' riduttivo per un'azione che ha l'andamento della MSC. È un titolo che va a ruba. Vorrei comunque verificare. Fantastico, dottore. Se vuole perdere questa opportunità e osservare i suoi colleghi che si arricchiscono investendo nella ricerca farmaceutica, allora attacchi pure il telefono. Aspetti un attimo, non ho detto questo, è che voglio saperne di più. In realtà, dottore, non ne ho il tempo. L'azione sta salendo, qui impazziscono tutti. Apro la porta del mio ufficio e le faccio sentire che sta succedendo. Ha sentito? Questo è quello che succede in questo momento alla compravendita. Devo fare milioni di telefonate ad altri clienti medici. Non posso dargli spiegazioni dettagliate. Mi spiace. Ok, va bene, facciamo. Allora, dottor Jacobs, poiché lei è un nuovo cliente, non posso venderle più di 2000 azioni. 2000? Sta scherzando! È molto più di quel che pensassi. 2000? È una follia! Senta, per curiosità, perché non me ne può vendere di più? Preferiamo stabilire un certo tipo di rapporto con i nostri clienti prima di arrivare a vendergli delle quantità più importanti. Per ora parliamo solo delle percentuali di questo affare. In seguito